Ecco l'intervento di Giuseppe Stimolo, giornalista enogastronomico e tra i promotori della nascente condotta Slow Food di Niscemi. Buongiorno, il mio più che un intervento è un saluto che voglio portare a nome della nascente condotta Slow Food di Niscemi, attualmente sotto l'egida di quella di Enna. Siamo una sezione staccata. Che dire? Il momento è un momento importante perché in una fase mondiale di globalizzazione totale si stanno venendo a perdere quelli che sono le nostre grandi qualità locali, cioè i nostri grani, i nostri prodotti che da sempre ci hanno contraddistinto, li stiamo perdendo a favore delle qualità scadenti sicuramente delle multinazionali. E proprio di questi giorni l'articolo sul grano siciliano, le navi di grano con micotossine che arrivano in Sicilia, una forte denuncia che è stata pubblicata da un giornale online e parla Cosimo Gioia della Tomasello, del pastificio Tomasello, che denuncia con autorevolezza e grande forza quello che sta avvenendo con il nostro grano. Sembra che tutti si siano dimenticati che la Sicilia è stata la terra del grano, grande produttrice di grano. Ritornando a Slow Food, per noi è importante creare questa condotta a Niscemi e non solo a Niscemi, ma speriamo si possa allargare anche ai territori limitrofi come Caltagirone, Gela e Butera, perché vogliamo salvaguardare quel che rimane dei nostri prodotti. Slow Food si occupa di cibo, si occupa di mangiare lento, si occupa di qualità della vita. E nei nostri territori abbiamo dei piccoli giacimenti di questi prodotti. Uniamoci, stiamo tutti insieme perché solo insieme si riescono a vincere le grandi battaglie. Grazie.